Buonasera, buonasera, buonasera a tutti, benvenuti alla nostra trasmissione di libri. E anche stasera voglio parlarvi di un libro che mi è piaciuto molto, che mi ha colpito molto. Piacevole, divertente, brillante, un thriller, ma pieno, molto profondo. Un autore italiano che a me piace, che ho sempre letto con piacere. Si tratta di Gianrico Carofiglio e il libro è Testimone inconsapevole. È un libro però del 2002. Il libro vede la nascita del personaggio Guido Guerrieri. E per la precisione, questo personaggio, appunto creato dalla penna di Carofiglio, è molto vicino ai lettori. È un personaggio semplice, è un personaggio, per la precisione, è un avvocato, ma attraverso uno stile coinvolgente riesce a toccare tutti i suoi lettori. Andiamo per ordine. Questo è, per la precisione, un genere che viene definito il legal thriller, uno stile coinvolgente, accattivante, un thriller anche forte in alcuni casi, che però vede come protagonisti giudici, avvocati, come sfondo a volte dei tribunali. E infatti Guido è proprio un avvocato penalista. Dunque, questo Guido Guerrieri, chi è? Cerchiamo di inquadrarlo bene. Intanto in questo libro si presenta nelle sue fragilità, con le sue paure, con le sue ansie, descrive in maniera precisa e dettagliata il suo attacco di panico in ascensore. E ci ironizza, è simpatico, però ne soffre. È stato appena lasciato dalla fidanzata Sara. Il suo unico amico è, vabbè, possiamo dirlo, Sacco. E chi è Sacco? Guido si vanta di essere stato un grande giocatore di boxe e il Sacco è il suo sfogo dove tira dei cazzotti la sera quando rientra a casa. Ognuno in casa sua ha i suoi piccoli segreti, ma è un amante anche dello sport, come abbiamo visto, dei libri e si presenta proprio questa sua bellezza, sta nel presentarsi come molto debole, in un momento difficile in cui ha bisogno di aiuto. La trama, di cosa parla questo libro? Questo libro parla di un altro personaggio maschile importante. Abdu è un venditore ambulante senegalese. Siamo a Bari, la città molto amata da Carofiglio, dove appunto lui è nato. E Abdu, questo ragazzo brillante, molto intelligente, anche dolce, viene accusato di un terribile delitto, per la precisione, l'uccisione di un bambino. Abdu, è terrorizzato. E purtroppo non ha condizioni economiche buone, la situazione è difficile, ma si dichiara innocente. La fidanzata di Abdu, diciamo una cara amica, va da Guido. Guido è colpito da questa figura femminile che gli chiede aiuto e il nostro simpatico personaggio riuscirà a difendere questo ragazzo senegalese, perché è come se percepisse una positività, una dolcezza in questo ragazzo che, ripeto, si dichiara innocente. Ma ci sono delle prove. A casa di Abdu viene trovato dei disegni, non particolarmente compromettenti, ma dei disegni fatti dal bambino. Ci sono anche delle foto, ma lui continua a dire: non è stata colpa mia. Guido gli crede, anche quando gli chiedono la sua opinione, lui dice: io lo difenderò. Poi il giudice troverà e cercherà la verità. Colpo di scena finale, ma chiaramente non ve lo dico. Guido si dimostra un abilissimo avvocato, poi alla fine molto forte e determinato.
Un altro personaggio importante di questa storia è Margherita, una amica di Guido, una dolce ragazza che ha avuto un vissuto molto, molto difficile. Un matrimonio andato male, un alcolismo, è caduta, si è sollevata, è risalita, ma anche con l'aiuto di altri. Margherita e Guido diventano carissimi amici, si frequentano e si confidano. Ed è proprio questo il punto forza, secondo me, di questo libro, che Guido nel suo periodo di crisi non riesce a risollevarsi, sì, sta meglio, sì, ma grazie a questi due personaggi, Abtu e Margherita, due personaggi, due figure che hanno un vissuto difficile, ma che attraverso il dialogo, attraverso il confronto, attraverso l'amicizia e lo stare insieme, riescono, senza volerlo, a far star meglio il nostro personaggio, il nostro Guido, che non ha così bisogno di farmaci o di medici per risolvere tutte le sue paure. Che vi posso dire? Vi dico leggetelo, perché parla di amicizia, perché parla d'amore, perché parla della vita anche di questi poveri ragazzi, venditori ambulanti, perché è scritto in modo magistrale. Grazie a tutti, buonasera, a presto.